30 ottobre 2022, seconda domenica dopo la dedicazione. Anche i brani della messa di oggi ci provocano a tal punto da non sapere che cosa del loro messaggio scegliere per far cadere qualche riflessione sulla nostra realtà esistenziale. Ogni riflessione sembra quasi un voler sminuire la potenza di una parola, quella di Dio, che tramite il profeta Isaia, l'apostolo Paolo e lo stesso Gesù Cristo, ci stimola al meglio. Dire meglio significa quella tensione, tendere al bene sommo, da cui veniamo e a cui torniamo. Siamo sempre tentati di giocare al ribasso, anche con la parola di Dio, e così far perdere la sua provocazione al meglio. Il primo brano fa parte del capitolo 25 del libro di Isaia, che gli studiosi definiscono come un inno di ringraziamento. Il capitolo 25 segna un passaggio da una atmosfera cupa del capitolo precedente all'inno di lode. In realtà, si parla sempre di giudizio divino sulla città del male, definita la fortezza dei superbi, ma si celebra soprattutto la liberazione dei poveri e degli oppressi che con gioia assistono al tracollo dei potenti. Qualcuno dice che non bisogna gioire alla disfatta dei potenti. Ma anche la Madonna nel Magnificat sembra esultare, ringraziando il Signore che compie meraviglie, distruggendo il potente e innalzando l'umile. Il brano di oggi inizia con il versetto sesto del capitolo 25. Ma leggiamo anche i primi cinque versetti, che sono importanti. Certe volte la liturgia taglia un po', no? Alcuni versetti che sono anche importanti. Ecco, che cosa leggiamo? Signore, il primo versetto, tu sei il mio Dio, ti esalto e lodo il tuo nome perché hai eseguito progetti meravigliosi, concepiti da tempo, immutabili, veritieri. C'è dentro un po' tutto qua, no? Soffermiamoci per un attimo su questo primo versetto. Notate i verbi usati. Esultare, ovvero gioire. Lodare il nome di Dio, nome che sta per essenzialità divina, innominabile. Anticamente presso gli ebrei non si poteva pronunciare il nome di Dio, e tantomeno pronunciarlo invano. Si parla di progetti di Dio che sono meravigliosi. Progetti concepiti da tempo, ovvero dall'eternità. Tra Dio e il suo progetto non c'è spazio di tempo. Dio è il progetto, è l'idea assoluta. Dunque il progetto è meraviglia, è la meraviglia. Ci sorprende sempre, tanto più quando siamo distratti e pensiamo ad altro, di meraviglia. In meraviglia è la nostra fede in Dio. Fede dunque è stupore. Non è una credenza religiosa fissa, immobile, ben inquadrata, dogmatica. Fede è un camminare di meraviglia in meraviglia, purché rientriamo in noi stessi, dove l'essere si unisce al mistero divino che è la meraviglia. Fuori di noi siamo solo carnalità. Che dice nulla di nuovo. La carnalità è tutta scontata. Io
Il progetto divino è immutabile nel senso che è già tutto nel tutto divino, non è mutevole come siamo noi, che mutiamo parere secondo le comodità, gli opportunismi. Prima in campagna elettorale, no, urlavamo contro questo, contro quello, poi, arrivati al potere, si cambia. Viene da ridere, no, pensando al governo di oggi. Si ribalta tutto, poi si diventano da passionaria le caste divine. Non sopporto, non sapete come non sopporti io queste cose, sono allergico. Infine, il progetto divino è veritiero. Dio è la verità assoluta da cercare nella realtà del nostro essere interiore, purificato, sciolta da ogni legame con i condizionamenti carnali. Più noi siamo liberi, cioè sciolti, assoluto vuol dire quello, absolutus in latino, no? Sciolto da. Se abbiamo dei legami, è chiaro che non siamo liberi, no? Ed ecco il secondo versetto. Poiché hai trasformato la città in un mucchio di sassi, pensate, la cittadella fortificata in rovina, la fortezza dei superbi non è più una città, non sarà più ricostruita. Si parla di città, un termine che nei capitoli 25 e 26 del libro di Isaia ricorre più volte. Si contrappongono due città, una superba, orgogliosa, che è stata distrutta, e una che invece è protetta, salvata dal Signore. Beh, secondo alcuni studiosi, il profeta si riferisce sempre a Gerusalemme, prima distrutta e poi restaurata dal Signore. Secondo altri esegeti, il testo contrappone Babilonia, questa città, no? Che ha sempre un nome un po'... la città dell'idolatria. Lo si vede anche nel libro dell'Apocalisse, no? Quindi si contrappone Babilonia, la città del male, alla città santa, Gerusalemme, che sempre ha un valore simbolico. Al di là delle città concrete, però, questi capitoli presentano il giudizio di salvezza per l'umanità e di condanna per le forze del male. Quindi andiamo là anche dei nomi, no? Babilonia o Gerusalemme. Non dobbiamo identificarle geograficamente. Passiamo agli altri versetti. Tu sei stato un rifugio per il debole, un rifugio per il povero nella sua angustia, riparo dalla tempesta, ombra contro il calore, poiché il soffio dei potenti, e qui le immagini sono molto espressive, no? Il soffio dei potenti è come la pioggia invernale, come il caldo sulla terra arida. Tu reprimi il tumulto dei superbi come il calore all'ombra di una nube, mentre il canto dei tiranni affievolisce. È sempre da ridere, guardate che la storia ci insegna mai niente. Io mi ricordo quando quel famoso ventennio, no, di berlusconiano, non so se vi ricordate la canzone, no, Forza Italia, eccetera, lo vedevate, tutta un'esultanza qui, lassù e giù, no? E poi, vroom. Questo entusiasmo, queste lune di miele, no, anche adesso il governo, tutto, vroom. Si va giù. Non faccio adesso un esempio, un'immagine, perché sarebbe un po' fortina, no? Se fossero presenti dei ragazzi, come un orgasmo. Dio non teme nessun potente, anzi i potenti temono Dio. La Madonna del Magnifica dirà le stesse cose. Il Signore ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. È vero che qualcuno ha detto che non c'è niente di originale, perché sono tutte citazioni dell'Antico Testamento, no? Sono espressioni che noi troviamo qua e là nell'Antico Testamento messe insieme. Però è stupendo, no? I ricchi a mani vuote.
noi diciamo, no, ridotto in bolletta, chissà perché è un'espressione che andate a vedere cosa significa. Attenzione, la cosa interessante che troviamo nel Magnificat non è tanto porre l'accento sulla promessa di Dio che interverrà a ribaltare le cose. Non c'è il futuro, no, c'è il passato, i verbi al passato. Dio non promette, Dio è già. Si è comportato già così? Basta leggere la storia. Crollato tutto. L'impero babilonese, l'impero assiro, l'impero egiziano e l'impero romano. Adesso si dà la colpa agli immigrati, no? Pensate a quello lì che adesso è un ministro, no? Vabbè, cose assurde. Beh, l'impero romano è crollato per una cosa sola, a parte l'ozio, no? Sono a un certo punto, si sono rilassati, non c'era più nulla da conquistare, lì crollato. Ma è stato il cristianesimo a far crollare l'impero romano, non del cattolicesimo, il cristianesimo, con idee nuove. Pensate all'idea dell'uguaglianza, tutti sono uguali. L'impero romano era costruito sulla schiavitù, il cristianesimo l'ha distrutto, venuto meno la schiavitù, l'impero romano è crollato, non stavo più in piedi. Tant'è vero che nel famoso Pantheon, no? Perché i romani apparentemente erano parecchio tolleranti, no? Tutte le religioni andavano bene perché non erano mica scemi, tanto non che se ne fregavano loro delle religioni, erano atei, no? Vabbè, non erano pagani, erano atei, un'altra cosa, lo credevano niente, credevano in tutti gli dèi perché gli faceva comodo. In questo Pantheon, no? Mettevano tutti gli idoli, andavano a conquistare un popolo, prendevano un simbolo, un idolo, un simbolo, un oggetto, lo mettevano dentro per dire noi siamo tolleranti, tutti gli dei sono presenti, ma tranne uno, beh, Dio per dire, no? Beh, Dio è sul serio, Gesù Cristo. Non è mai entrato nel Pantheon perché è troppo pericoloso, ha sovvertito l'impero romano. Quindi basta leggere la storia che cosa vediamo. Non c'è stato un potente che sia sopravvissuto alle sue angherie. Nessuno. I troni hanno visto migliaia di potenti rovesciati dall'altare alla polvere, Napoleone, pensiamo, no? Poi in impero austro-ungarico, tutti giù. E pensate che un Berlusconi resiste, zoom. E pensate che, zoom, i capetti dei nostri paesi, no? Io, certe volte, io sono nativo di Rovagnate, di Santa Maria di Rovagnate, no? Le grandi famiglie, grandi per dire, dei piccoli paesi, no? I potenti, i mega potenti di una volta, zoom, tutti i giorni è sparito tutto, ci sono le case adesso, andate a Rovagnate, una casa che sta crollando di una famiglia potente. Tutto. Oh, è crollato tutto, tutto, ma non fisicamente le loro case, cioè i loro non esistono più, tutto così, c'è un capetto che va su, poi crolla, poi arrivano altri, chiaro. La storia, quella vera, dovrebbe insegnare, sì, insegna. Ogni caduta nella polvere dovrebbe essere un richiamo, è una lezione di vita. Invece no. È il solito avvicendarsi di potenti o capetti, mica capetti, no, che salgono sul trono per poi crollare. E si continua così, via uno, arriva l'altro, arriva un populista, via. La storia, quella vera, con la S maiuscola, no, io quando scrivo distingo sempre la storia con la S minuscola, quella fatta dei potenti, e la storia S, quella fatta da Dio, no? Dovrebbe insegnare. Ogni caduta nella polvere dovrebbe essere un richiamo, è una lezione di vita, invece no. È il solito avvicendarsi di potenti che salgono sul trono per poi crollare. E si continua così, via uno arriva l'altro. Perché l'imbecillità umana, ha detto Einstein, è infinita, beh, diciamo che quasi infinita, no? Ed ecco il brano di oggi.
una spettacolare immagine, o meglio, una indescrivibile visione profetica che allarga ogni confine del mondo. Oggi c'è qualcuno, se oggi, se qualcuno avesse detto ciò che ha visto il profeta Isaia nell'ottavo secolo avanti Cristo, ovvero più di 2700 anni fa, sarebbe preso per matto e sarebbe fulminato dai leghisti o razzisti o fascisti che prolificano, ovvero, ovunque in questa bruttita Italia, adesso poi sono al potere, qualcuno dice, tanto di cappello. Non sono abituato a inchinarmi davanti a nessuno, tantomeno a questa gentaglia. Ed ecco la visione dell'antico profeta sul Monte Sion. Il Signore apparecchia un pranzo regale al quale sono invitati tutti i popoli della terra. Stupendo, no? Pensate, no? Nessuno escluso, tutti. Tutti. Nei loro occhi vengono cancellate per sempre le lacrime della sofferenza, dell'oppressione, no? Anzi, il nemico per eccellenza dell'umanità, la morte, viene eliminato e il velo del lutto, della vergogna, del dolore, che copre ritualmente il volto di chi è sofferente, viene squarciato, viene tolto, mentre anche per Israele inizia una nuova era di speranza. Questa visione profetica non va presa alla lettera, è chiaro, no? Vabbè, bisogna sempre andare al di là, no? È sempre simbolica. Beh, per questo non dire che non c'è un messaggio, anzi, più è simbolica, più, no? Più è potente nella sua, nel suo messaggio. Ciò che conta comunque è il messaggio, che va al di là di un momento storico, di un banchetto in senso fisico o di popoli geograficamente determinanti. Il messaggio sembra chiaro, anche se sarà sorprendente in tutta la sua rivoluzionaria novità divina. Ce lo immaginiamo in un modo e magari ci spaventiamo per la sua provocante novità, no? Certe volte noi, vabbè, poi dopo la sorpresa divina va sempre al di là della nostra immaginazione, ma ciò che è il pensiero di Dio è impensabile. Finché non toccheremo ciò che sta per accadere, ma soprattutto finché non tenteremo di rientrare in quel mondo interiore che ci ha presente in tutta la sua novità, in fondo Dio non farà nulla di nuovo, ma realizzerà ciò che noi siamo e abbiamo detto, ovvero essere divini, figli di Dio, no? È da lì che partiamo, ma dobbiamo rientrare in Lui e capire, no? Cogliere la nostra novità, la novità di Dio che è dentro di noi, no? Non farà niente di nuovo Dio. Il segreto ce l'hai dentro tu, ci dice Dio. Qualche esegeta vede in questi versetti del profeta il concetto di risurrezione, ma non riguarderà tanto l'aspetto fisico del mondo, del nostro corpo, anche lì la Chiesa, non perdere, quanto invece quel nostro essere che in quanto essere è già risurrezione e vita. Più che una visione profetica è un richiamo a ciò che siamo, perché già in quanto essere, lo ripeto, siamo già divini. Quanto essere, più ci spogliamo dell'avere, l'avere va contro la divinità, no? L'idolatria. In quanto essere che partecipa dell'essere di noi siamo già divini. E qui la rivoluzione, e qui la novità. Ma non è una novità come le tendiamo noi, è sempre una novità che ci sorprende.